un festival di rincontri, ho trovato qui tantissime persone incontrate in giro per l'Italia, quindi Scilarini sempre più è un evento che è in Sardegna, che chi ci segue lo sa, è una delle regioni per noi più pulsanti, più vive, più soprattutto esemplari, ma è anche sempre più un luogo di connessione nazionale, ormai anche a volte internazionale. Quando mi hanno invitato a Scilarindi è stato per me un onore, perché è un festival che ha dei valori, valori legati alla terra soprattutto e all'autenticità delle persone. Le sensazioni e le emozioni che si provano a un festival come questo sono quello di trovarsi innanzitutto con tante persone affini e che quindi c'è anche un grande lavoro di selezione poi di quelli che sono gli espositori, di quelli che sono i partner, le persone che vengono ai miei workshop, le persone con cui mi fermo a chiacchierare per caso tra un incontro e l'altro, poi diventano partner, amici, persone con cui fare progetti, perché proprio c'è questa base di affinità proprio elettiva. Sicuramente è un'atmosfera veramente molto 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 positiva. È un piacere ritornare per me per la terza volta in questo festival meraviglioso, che ha la capacità straordinaria di mostrare la grande varietà di tutti i movimenti, le realtà, le associazioni che si impegnano per cambiare. Io sono a Scilarindi per la bellezza di questo festival, che aggrega una quantità di realtà fra le più dinamiche rispetto al cambiamento sociale nel quale siamo tutti coinvolti. E qui ho la possibilità di incontrare un sacco di persone di cui magari sento parlare ma che non ho occasione di conoscere personalmente. E tutti noi giriamo per tanti fieri, eventi e festival, ma raramente l'energia è quella di persone che non solo partecipano ma contribuiscono in qualche modo al cambiamento, e quindi l'energia che si percepisce è molto diversa rispetto ad altri eventi.